Pisano, come nasce questo apparentamento tra Fratelli d'Italia e la coalizione Messina? Allora, questo apparentamento nasce naturalmente sui programmi, innanzitutto sui programmi, poi perché comunque con Messina i nostri, diciamo, referenti locali hanno trovato anche un accordo sia politico che anche, diciamo, di programmazione per la città. Voi sarete presenti anche nella giunta Messina con un vostro rappresentante? Diciamo che stiamo lavorando, anche se sono le ultime ore, stiamo lavorando a trovare il migliore uomo da mettere in squadra. Quanto riguarda invece la situazione relativa al centrodestra, in pratica già dalle prime fasi di questa campagna elettorale, e forse ancora prima, c'è stata una divisione con Onda che ha subito condiviso il progetto Messina, poi con quello che è accaduto all'interno di Forza Italia. Ecco, c'è in voi il rammarico di non avere lavorato abbastanza per una proposta unica che forse ad oggi avrebbe visto il centrodestra in condizione diversa? No, no, questo no, perché noi comunque abbiamo sempre portato avanti la nostra identità come simbolo e come partito, come classe dirigente locale. Purtroppo nella prima fase non si è potuto trovare l'accordo con altri partiti come Onda, che sarebbe prima l'Italia o Lega, chiamiamola come vogliamo, e anche altri pezzi di centrodestra, il quale pensavano di fare un'operazione civica. Diciamo un'operazione civica. Noi invece abbiamo sempre detto che il nostro simbolo e la nostra identità viene prima di tutto e noi in tutte le città superiori a 15.000 abitanti abbiamo messo il nostro simbolo. Quindi diciamo che il rammarico non c'è. Certo, ci faceva piacere se eravamo tutti uniti sin dall'inizio. La possibilità, nell'ipotesi di vittoria Messina, di avere qualche consigliere comunale in più, in che maniera ha inciso in questa vostra scelta? Ma diciamo che l'apparentamento tecnico, come tutti sappiamo, permette alle liste che si associano, che si apparentano, di avere più consiglieri comunali, quindi più rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale. Noi onestamente, oltre a, non siamo ipocriti, lo diciamo, che oltre al fattore, diciamo, di condivisione di alcuni punti del programma, il beneficio è anche sui consiglieri comunali, il quale ci aspettiamo di arrivare fino a 3 consiglieri comunali. Voi avete cercato di dialogare anche con le componenti del gruppo che ha sostenuto Mangiacavallo affinché si arrivasse ad un apparentamento dell'intera coalizione, o questa ipotesi non è stata presa in considerazione? No, 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 su questo si è lavorato perché comunque noi ringraziamo Matteo Mangiacavallo, il quale è un nostro amico, una persona per bene, è una persona che noi abbiamo sposato il progetto di Matteo Mangiacavallo. Poi la città purtroppo ha scelto altri due concorrenti, ha scelto altre due persone e abbiamo fatto un ragionamento di gruppo perché è giusto che sin dall'inizio abbiamo operato da gruppo e quindi abbiamo fatto questo ragionamento, però poi purtroppo per problemi che tutti sappiamo, Fratelli d'Italia, non si può apparentare con una lista del PD, è la nostra identità e quindi è con i 5 Stelle, sappiamo bene che noi abbiamo fatto una scelta diversa, quindi è una scelta che noi non potevamo praticare, anche se magari ci saranno altre liste che faranno un ragionamento diverso, ma Io quello abbiamo fatto una scelta. mi riferivo a un'ipotesi di apparentamento di tutta la coalizione Mangiacavallo con la coalizione Messina. All'apparentamento di tutta la coalizione non si poteva fare perché tu sai meglio di me che si possono apparentare partiti. L'apparentamento di tutta la coalizione di fatto non si poteva fare. Cioè, nel senso che ci abbiamo lavorato, però cioè, ci Sul hanno piano lavorato politico, non sul Matteo. piano tecnico. Sì, Matteo Mangiacavallo diciamo che stava lavorando a questa opzione. Essendo come candidato sindaco, cioè, ha sentito tutti e due i possibili sindaci e quindi poi diciamo ha fatto le sue deduzioni. Lei ritiene che Mangiacavallo, invece, non so se attraverso un apparentamento o attraverso un appello, propenda più per la elezione a sindaco di Fabio Termine? Questo non glielo so dire perché stamattina non ci siamo sentiti, io ho sentito i miei fino a 10 minuti fa, il quale stiamo lavorando per
diciamo per organizzarci tra di noi. Quindi con Matteo ancora non, Matteo non l'ho sentito, quindi non so che scelta farà Matteo.